Mercoledì 30 ottobre 2019, benvenuti ad una nuova puntata di Municipio X, l'approfondimento serale di Milano News che va in onda, come sapete, lunedì, il mercoledì e il venerdì e che vede protagonisti delle persone che fanno parte della quotidianità della città di Milano e non solo, anche di tutta la città metropolitana. Come potete vedere, qui con me oggi c'è un ospite gradito, perché è già stato qui con noi precedentemente, nonché, penso, il primo politico di questa trasmissione. Do il benvenuto a Kevin Bonetti, che è il segretario della Lega di Magenta. Grazie, buonasera a voi. Allora, Kevin, noi ci conosciamo ormai da una vita, più o meno, per chi non lo sapesse, ma non so a quanti possa interessare questa cosa, abbiamo fatto le superiori insieme. 4 anni insieme. Insomma, ti faccio subito già una prima domanda che esula un po' dal contesto di Milano. Sarete felici per quanto successo in Abruzzo, no? Assolutamente, per quanto è successo in Umbria, regionali, certo. Quindi è stato un successo veramente importante, molti se lo aspettavano, ma un distacco di più di 20 punti in pochi forse lo speravano. Questo comunque è il risultato di una politica condotta da Matteo Salvini, che è sempre presente sul territorio, nelle piazze, sempre a contatto con la gente. E poi la dimostrazione, la cosa appunto la palissiana, è che il cosiddetto patto civico, il patto tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico ha chiaramente fallito. Abbiamo sentito in questi giorni le dichiarazioni sia di esponenti del centro-sinistra, del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle. Ora anche ci saranno ripercussioni a livello nazionale. Non si sa, secondo me, cioè a mio parere, una partita veramente importante sarà quella che verrà giocata in Emilia-Romagna a gennaio. Lì veramente la sfida sarà molto importante. Sì, poi bisogna sempre tener conto che le elezioni regionali sono un conto, poi le elezioni nazionali, certo, sono diverse, però è chiaro il concetto. Complimenti comunque, perché è stato un risultato che forse si aspettava. Dopo 50 anni di governo di centrosinistra c'è stato un netto cambio nell'amministrazione del territorio. Ecco, torniamo un attimino un po' più alla nostra zona, no? Tu sei il segretario della Lega di Magenta già da 3 anni ormai. Da fine ottobre 2017. E a fine ottobre 2017, sì, esatto. Quindi stai per fare i 2 anni, magari oggi era l'anniversario dei 2 anni da segretariato. Questi giorni. Allora, parliamo un attimo della città di Magenta, no? Perché anche Magenta ha cambiato il sindaco, ha cambiato partito politico, perché siamo passati da un'amministrazione di Partito Democratico e quindi di centro-sinistra a un'amministrazione di centrodestra. Come sono andati questi primi anni di governo cittadino? Ma anzitutto nel 2017 la coalizione di centrodestra ha vinto nettamente le elezioni, fu un risultato veramente importante, sintomo comunque che la città di Magenta non ha apprezzato le scelte politiche di un'amministrazione di centrosinistra. Poi, per carità, non possiamo imputare determinati errori esclusivamente all'amministrazione locale, ma ci sono appunto dei fattori che dipendono molto dal contesto nazionale e quindi dal contesto generale. Quindi la città di Magenta ha deciso di voltare pagina, ha dato fiducia quindi al centrodestra. In questi anni, nonostante le continue critiche che vengono dalla minoranza, che per carità sono lecite e legittime, poi il gioco della politica, comunque stiamo lavorando veramente bene, soprattutto dal punto di vista della sicurezza. Abbiamo implementato appunto la videosorveglianza nelle città, abbiamo sottoscritto già all'epoca, ve lo ricordavo nell'intervista della scorsa volta, il decreto appunto che andava ad introdurre. Abbiamo applicato il DASP urbano, quindi un'introduzione veramente importante, introdotta a livello nazionale da comunque un ministro facente parte di un partito, il Partito Democratico, quindi Marco Minniti, ha fatto un lavoro veramente positivo e che è stato poi anche implementato con il decreto Salvini.
E poi anche dal punto di vista culturale, dal punto di vista delle iniziative, stiamo migliorando sempre di più, dal punto di vista anche dell'urbanistica, del commercio, c'è tanto da fare. Siamo arrivati da 5 anni veramente difficili, questo non deve essere una giustificazione, ma abbiamo un sindaco determinato, nonostante sia la prima esperienza, forte, capace, determinato e con tanta voglia di fare. Ecco, proprio riguardo il sindaco, come dicevamo anche prima fuori onda, no? È ufficiale che entra a far parte di una lista che è quella del presidente Fontana, no? Quindi una persona che è sostanzialmente leghista. E quindi passa, diciamo, da una lista un po' più di centrodestra, come poteva essere quella di Parisi quando ci furono le elezioni, ad una lista un po' più di destra. Ecco, questo che cosa cambia dal punto di vista dell'organizzazione della giunta anche stessa, no? Ci sarà una richiesta di più deleghe da parte della Lega? Verrebbe da dire di destra a centro, chiamiamola Di così, destra a centro. amenità a parte. Assolutamente, io poi da coordinatore locale ho già parlato anche più volte con i miei consiglieri comunali, i miei assessori, non c'è mai stata assolutamente una richiesta in tal senso. Noi lavoriamo benissimo con le altre compagini che compongono questa maggioranza, quindi con Forza Italia, con noi con l'Italia, poi c'è anche, ricordiamo, l'appoggio esterno, nonostante non abbiano un consigliere, un assessore, l'importante contributo di Fratelli d'Italia, che comunque a livello poi anche locale, regionale, nazionale sta crescendo sempre di più, grazie anche a un ottimo lavoro di Giorgia Meloni. Quindi noi continueremo a perseguire i nostri obiettivi, seguiremo la nostra strada mantenendo le nostre deleghe che sono già molto importanti e molto impegnative. Quindi non ci sarà nessun colpo di Stato, un po' come è successo a Assolutamente non Roma. ci Perfetto. sono colpi di Stato. Le prossime elezioni quindi saranno tra 3 anni, Nel giusto? Nel 2022. 2022, ecco. Ecco, se dovesse esserci questa di situazione tra 2 anni, però il trend è quello, no? Quello di un partito che è la Lega, che dal 5% di neanche 10 anni fa, anzi, forse dal 2000 al 2016, forse Con già. il 2015 abbiamo iniziato appunto a Da crescere in lì c'è maniera stata consolidata. un'evoluzione esponenziale, allucinante, di 4 anni, arrivare al 34-35% che c'è adesso. La Lega si sente, dal punto di vista cittadino, quindi Certo. rimaniamo sempre in ambito del comune di Magenta, si sente pronta ad avere questo onere e onore di portabandiera di una coalizione di centrodestra? Piuttosto Allora, non... che, scusami, finisco, Certo. piuttosto che passare ad una coalizione un po' più forte dal punto di vista delle idee, quindi sto pensando più a un patto Lega Fratelli d'Italia, piuttosto che a un patto che contenga dentro anche elementi di Forza Italia. Ma noi anzitutto partiamo anche dalla recente manifestazione che si è tenuta a Roma, dove appunto Salvini, il nostro segretario federale, si è comunque presentato sul palco con un centrodestra, chiamiamolo unito, poi utilizzo un termine forse tradizionale, che vorrebbe passare in desuetudine, ma utilizziamo questo termine, quindi erano presenti Giorgia Meloni e presente anche Silvio Berlusconi ed altri, e comunque altri leader. La forza, a mio parere, e l'ho anche sempre detto a livello locale, la forza del centrodestra è la sua eterogeneità, quindi è molto importante, ci sono componenti magari un po' più moderate, poi componenti che sono un po' più identitarie, un po' più sovraniste e che insieme potrebbero conseguire veramente ottimi risultati, lo stanno dimostrando in molte amministrazioni locali. Ma anche regionali, lo stiamo vedendo in molte regioni italiane, c'è la cosiddetta coalizione di centrodestra e sta veramente raggiungendo importanti risultati in Lombardia, in Veneto, in Piemonte, adesso anche con la recentissima vittoria in Umbria. Certo, i rapporti, chiamiamoli rapporti di forza rispetto al 2008, quando il centrodestra tornò al governo nazionale, possiamo, si sono un po' invertiti. Abbiamo Certo. una Lega nettamente più forte e magari l'ala più moderata che è diminuita in percentuale. Comunque si tratta comunque di componenti importanti con cui
io parto da livello locale, perché poi se è il livello attraverso quale si ha contatto ancora di più con i cittadini, abbiamo sempre collaborato in modo più che positivo e la nostra intenzione è continuare a collaborare. Ecco Kevin, fino adesso abbiamo fatto tanti ragionamenti dal punto di vista politico elettorale, no? Che comunque ha portato dei frutti alla Lega grazie ad un'operazione di comunicazione pazzesca, perché ovviamente riuscire ad avere il 35% delle preferenze, stando ai sondaggi ovviamente, però pare che sia, cioè, che sia proprio così. Complimenti per appunto la comunicazione interna ed esterna, che non è una cosa da poco, considerando anche che dall'altra parte fanno molta più fatica, sin dai tempi storici, a mettersi d'accordo. Ecco. Noi parliamo molto spesso, no, di Milano e della città metropolitana, però penso che sia anche questa un'occasione, no, per fare due chiacchiere anche da due persone che comunque siamo coetanei, perché abbiamo tutti e due 28 anni, no? Rispetto a quelli che possono essere i valori e gli ideali che si portano avanti nel 2019, no? E a me veniva da farti intanto questa domanda, che è ancora un po' a che fare con il livello politico elettorale, no? Come si fa a portare un partito dal 5% al 34%? Questa è una domanda veramente interessante che andrebbe spiegata, andrebbe fatta a un grande, io lo definirei proprio animale da campagna elettorale, ma non solo, che è Matteo Salvini. Matteo Salvini veramente è così come lo si vede, è sempre presente in mezzo alla gente, partecipa a qualsiasi iniziativa, lo vediamo tranquillamente. Lo vediamo tranquillamente nei TG, attraverso la sua pagina Facebook, attraverso i suoi social, ed è direttamente lui. E questo c'è ed è la riprova che abbiamo sempre comunque una percentuale veramente elevata, nonostante qualcuno volesse imputarci appunto il fatto di aver staccato la spina nel mese di agosto con il Movimento 5 Stelle. Abbiamo visto adesso come è stato uno stacco di spina. Uno stacco perché ad un certo punto troppi no comportano quindi delle rotture. Non si può dire sempre di no su tutto. Tra l'altro il primo no forse più eclatante è stato quello del Movimento 5 Stelle sulla TAV, attraverso il quale hanno mandato sotto il loro Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio, anche quello attuale, Giuseppe Conte, proviene o teoricamente proveniva, adesso non si sa ancora bene se comunque dal Movimento 5 Stelle, anche se prima votava al Partito Democratico, comunque veniva, è più vicino sicuramente al Movimento 5 Stelle che alla Lega. Certo. E quindi questo è stato veramente un percorso in crescendo a partire dalle europee del 2014, proprio un grandissimo lavoro di Matteo Salvini a portare veramente la Lega a questi livelli. Una Lega che sta pensando a problematiche, a questioni proprio a livello nazionale, perché dappertutto ci sono problemi molto grandi, c'è anche tanta gente che ha voglia di fare, che ha voglia di lavorare, che ha voglia di collaborare, di far ripartire questo paese. Quindi questo non può fare altro che bene. Matteo Salvini è riuscito appunto a rappresentare al meglio questo tipo di situazione. Certo, poi scusami la battuta, però mi verrebbe da dire, se avesse passato metà del tempo che passava nelle piazze, anche nelle sacre stanze del Parlamento, magari avrebbe anche ottenuto qualche sì in più da parte del Movimento. Beh, c'è chi invece si vuole fare un po' più il conformista, un po' più l'istituzionale, perché in realtà la forma è sempre importante, ma è molto importante il contatto con la gente. Probabilmente a contatto con la gente, nei mercati, per le piazze, nelle strade, forse si riesce a capire veramente qual è il problema della gente. Forse qualcuno dovrebbe uscire un po' più dai palazzi, starci di meno e affrontare meglio la realtà. Sì e no, cioè sì per il discorso di stare con la gente, però poi se si devono fare le cose bisogna essere all'interno delle istituzioni, no? Per varie riunioni. Assolutamente, che riunioni quando si firmano decreti, questo è ovvio, infatti c'è sempre stato. Ok, e sul discorso Salvini penso che ormai abbiamo esaurito qualunque tipo di discorso, ma non solo noi, anche in generale, no? Se ne parla sempre e tanto. Quello che però fa specie, io ti dico, noi da parte di Milano News rispetto a certi temi siamo schierati,
e siamo schierati lontani dalla Lega, con tutto il rispetto poi ovviamente per ogni tipologia di pensiero. Si battaglia meglio. Vedi? Però ci sono delle cose, no, che forse nel 2019 abbiamo dato troppa importanza, troppo valore, che sono poi un po' il capistipiti, no, della Lega, a partire dalla questione migranti. Per cui forse si è focalizzata l'attenzione su un problema che non è un problema e non ci si focalizza su quelli che possono essere davvero dei problemi istituzionali, commerciali, economici di un paese che sta cercando di crescere. Perché, ecco, perché questa mi verrebbe dire non tanto paura, però perché questo utilizzo del migrante come quello brutto, cattivo che ci invade? No, non condivido. Forse è il mainstream attuale che vuole far risaltare il fatto che la Lega si occupi soltanto dei flussi migratori. La Lega, come ha dimostrato nell'esperienza di governo, seppur breve, dal giugno 2018 fino a luglio-agosto di quest'anno, ha varato, sempre in collaborazione comunque con il Movimento 5 Stelle, determinate riforme e determinate iniziative, quindi il dare importanza comunque al futuro dei nostri giovani, senza dimenticarsi però degli esodati, senza dimenticarsi di chi dopo anni e anni di lavoro vuole andare anche in pensione. Quota 100 è stata una manovra che ha potuto dare respiro a determinate persone che dopo anni di lavoro appunto forse gradivano appunto un po' e meritano forse anche un po' di riposo. Però non è un po'... queste sono tutte cose sacrosante e vere, no? Però il discorso che stavo cercando di fare io era un po' di più su una questione di pensiero. Per cui non è forse pericoloso che in un momento storico così, diciamo, complicato venga fuori un po' questa diffidenza nei confronti di chi è diverso da te, soprattutto da parte di chi magari entra adesso a far parte un po' del mondo, no? Dai 16 ai 20 anni. Questi sono, cioè, i giovani d'oggi, gli adolescenti di quelli che io e te ormai da un po' non siamo più. Però non è forse che si sbaglia a dare tutta questa importanza ad un fenomeno che è un fenomeno, mi viene da dire, quasi naturale? Quasi naturale no, perché noi abbiamo visto chiaramente che i flussi migratori vanno a costituire un business. Poi, per carità, dobbiamo fare una distinzione: c'è il profugo, il richiedente asilo, quello che scappa veramente dalle guerre, ma anche lì bisogna cercare di fare una riflessione. Qui prendo in considerazione, vado ad ampliare il discorso, e bisogna fare un ragionamento un po' più di politica europea, di politica internazionale o anche addirittura di geopolitica. Noi dobbiamo anche smetterla di andare a sostenere determinati governi che poi vanno a compiere iniziative in determinate aree, vediamo l'area medio orientale, vediamo l'area del Nord Africa, senza dimenticarci della costante polveriera balcanica, quando a un certo punto dal 2-3 decidono che gli interessi in quella zona sono minati e magari sganciano qualche bomba, creando quindi il problema, il cosiddetto problema del flusso migratorio. Noi siamo il primo paese che si affaccia sul Mediterraneo. Poi certo, ci sono stati gli accordi di Dublino, Dublino 2, Dublino 3, e possiamo metterci tutti Dublino che vogliamo, però, ma serve veramente affrontare seriamente, vero, questo Kevin, problema. Però ti sembra giusto prendere, per esempio, quello che è successo quest'estate, no, con le famose navi ONG? Ti sembra giusto bloccare delle persone in mezzo al mare senza permetterle, al di là di qualunque tipo di discorso politico? Perché certo che ci sono dei discorsi politici da fare dietro, che la Lega ha portato avanti insieme al Movimento 5 Stelle, eccetera. Però forse abbiamo perso un po' quella umanità che ci contraddistingue, nel senso, non facciamo una questione di principio sulla pelle delle persone. Noi, a parte che in questi giorni, fino forse ad oggi o a qualche ora fa, è successa la stessa identica cosa con un'altra nave, forse sempre la Ocean Viking, che è rimasta anche lei per 10-12 giorni nelle acque del Mediterraneo. Quindi anche lì bisogna capire perché il cosiddetto, sempre il mainstream, la stampa dà più risalto al Salvini torturatore, sequestratore, e buttiamoci dentro quello che vogliamo, mentre quando lo fa qualcun altro
è più, invece un po' più velato, un po' più nascosto. Il problema, ripeto, non è una questione di umanità o meno, qui siamo tutti umani, qui è ovvio che nessuno vuole vedere morire la gente in mezzo al mare, anzi con le politiche del governo, il cosiddetto governo giallo-verde, i flussi erano nettamente diminuiti, le morti in mare erano nettamente diminuite, gli arrivi nettamente diminuiti. Però la cattiveria delle persone è aumentata. La cattiveria delle persone non deve essere giustificata, quelli sono casi che devono essere presi sicuramente, devono essere condannati, questo è, devono essere condannati trasversalmente, come da una parte e dall'altra, e questo ci mancherebbe. Basiamoci però appunto sui dati, dati che vengono forniti anche, forniti proprio dall'ONU, e vengono, e poi ci sono anche, ci sono stati anche dei plausi, c'è stato un plauso da parte anche di determinati organismi nei confronti della gestione dei migranti. Certo, bisogna anche pensare a una cosa veramente importante, i cosiddetti accordi bilaterali. Conte forse qualche settimana fa parlava, che diceva che gli accordi bilaterali non sono sufficienti, ma occorre un intervento dell'intera Unione Europea. Ecco, abbiamo visto recentemente il foglietto sottoscritto dalla Lamorgese con qualche altro ministro, che fine ha fatto? Alla fine la gestione questo, non questo può è affrontata. Tutto vero, però torniamo sempre più a una considerazione meno politica e più da ragazzi della nostra età che si affacciano un po' adesso al mondo, no? Bisogna informarsi un po' più di un po'. Ok. Okay. Bisogna probabilmente non leggere sempre forse i soliti giornali e fermarsi lì, bisogna fare un po' più di approfondimento. Okay. Lo dico in primis per me stesso, certo. Perché a volte anche la mia parte politica o il mio stesso partito magari può fare delle cose che... Cioè, a me fa abbastanza specie quando magari in determinate situazioni di violenze piuttosto che di rapine eccetera venga subito data la caccia a quello diverso, al migrante, anche quando magari poi si tratta di una fake news. E non lo sto dicendo da un punto di vista politico, lo sto dicendo dal punto di vista proprio del morale che c'è in Italia negli ultimi anni. Bisogna chiedersi perché, bisogna un po' fare un po' di eziologia, un po' di studio delle cause e magari smettere di andare soltanto a lavorare e cercare di risolvere gli effetti. Certo. A un certo punto è vero, la Sciura Maria oppure quelle persone che se la prendono automaticamente con il diverso, poi adesso anche noi facciamo un po' di fatica a parlare diverso perché abbiamo un nostro senatore, si chiama Tony Wobi, ed è un senatore di colore di origine nigeriana, e quindi noi forse dovremmo essere gli ultimi ad essere additati appunto di razzismo o di... Però è anche vero che la campagna elettorale di Salvini è molto improntata sulla questione dei migranti, sulla questione che quelli che vanno giù dai barconi sono stupratori... Non tutti, beh questo è ovvio perché non possono, ci mancherebbe altro che fossero tutti stupratori, tutti criminali assassini, però mi devono poi anche spiegare quando vengono fuori certe cifre di denaro che viene messo in circolazione, quello che pagano queste persone per affrontare questi viaggi, le cosiddette ONG, la grande responsabilità che si assumono. Poi adesso stanno venendo fuori anche determinate sentenze e c'è proprio la magistratura fa fatica, è quella che invece la parte di magistratura che vuole mettere in risalto, mettere in luce determinate cose, viene un po' offuscata, viene messa in secondo piano, viene un po' sottaciuto, vengono sottaciute determinate cose. Rispetto a che cosa? Rispetto invece alla cosiddetta, la solita benevolenza che deve essere appunto un must. Venite tutti, venite migranti, che qui è il bel paese, si può fare, e poi abbiamo tutti risolto. Poi è anche una questione, proprio per spiegare perché la Lega non pensa soltanto ai flussi migratori, ma pensa proprio a 360 gradi. L'arrivo di masse di immigrati ovviamente va a creare degli scompensi anche dal punto di vista lavorativo. Noi abbiamo visto nel sud Italia anche i risultati, soprattutto nel sud Italia, i risultati. Però è anche vero che molti migranti fanno dei lavori che gli italiani non farebbero, e questo lo dobbiamo dire. Questo è stato anche uno degli obiettivi principali del governo precedente, e spero che sia quello di tutti i governi, di evitare che i nostri giovani vadano all'estero. Ma c'è anche poi un altro problema, un problema evidenziato da molti imprenditori.
questo c'è da dire, molti ragazzi preferiscono magari fare un lavoro un po' più da, chiamiamolo da ufficio, piuttosto che andare a sporcarsi le mani. Questa è una tematica oggettiva. Siamo quasi in chiusura, mi dicono dalla regia, però volevo farti ancora un paio di domande, quindi siamo veloci. Domanda veloce, risposta veloce. Certo. Kevin Bonetti e diritti civili, cosa ne pensi? E soprattutto se sei favorevole a giornate come il Family Day. Allora, qui bisogna essere favorevoli e dialogare su qualsiasi cosa. Quindi il Family Day è una manifestazione importante, è una manifestazione che mette in risalto i diritti di un nucleo fondamentale, un nucleo importante, un nucleo proprio la base della nostra società, la famiglia. Diritti civili sì, però se non vado ad annichilire i diritti sociali. Noi abbiamo assistito soprattutto dal 2015 in poi, con l'avvento del cosiddetto Jobs Act e con tutte le altre iniziative, praticamente i diritti sociali sono quasi scomparsi, diritti veramente che sono molto importanti, a vantaggio esclusivamente di diritti civili. Quindi dobbiamo imparare a parlare sia di diritti civili che di diritti sociali. Però forse i diritti civili vengono un attimino prima, nel senso le persone sono tutte uguali tra di loro e quindi è giusto che abbiano tutti gli stessi diritti. Lo dico spesso, è una battuta mia, condivisibile o meno, forse qui si vuole dare tutto a tutti per togliere tutto a tutti progressivamente. Arriveremo a un punto tale dove ci sarà questo tipo di situazione, non voglio che sia. Ma in che senso? Un esempio? E tutti qui pretendono, senza dimenticarsi che ci sono anche dei... Ma è una pretesa secondo te? Secondo me in determinati casi è una pretesa, in altri casi invece è giusto farlo, ma ci mancherebbe altro. È giusto sedersi al tavolo, è giusto manifestare, è giusto andare a riflettere su determinati problemi che sono importanti per tutti noi. Questo è proprio alla base, è assolutamente necessario. Va bene Kevin, ti faccio l'ultima domanda e poi l'interrogatorio per stasera qui con noi è finito. L'ultima domanda è su Kevin Bonetti. Tuo futuro, se hai delle novità che puoi svelare qui insieme a noi. Ma novità per ora no, diciamo che Kevin Bonetti vuole continuare a fare attività politica, anzitutto per passione sul territorio, per il suo partito, a me piace ancora definirlo movimento politico, e poi Kevin Bonetti prosegue comunque con il suo lavoro e con le sue attività anche di vita privata, perché è fondamentale. Va bene, grazie mille Kevin per essere stato qui. Grazie a voi. Insieme a noi, io vi ringrazio a voi per essere stati qui in diretta ad ascoltare la nostra intervista. Noi ci rivediamo venerdì con una nuova puntata di Municipio X, ma comunque tutti i giorni in diretta sulla nostra pagina Facebook. Buona serata. A voi.